Il figlio di Bloody John fece uno scatto. Sentiva già sulla punta della lingua la voglia di spiegare al suo nemico quant'egli fosse più fesso di suo zio Vito, ma venne sorpreso da un calcio volante che lo fece rovinare al suolo con il naso che perdeva sangue. Si ricompose imprecando e provò a vibrare un colpo di spada, ma con un nuovo, mirabolante avvitamento Helter riuscì a schivare e balzare direttamente alle sue spalle. I filtri sbevazzati dall'ex quartiermastro di Barbarossa lo rendevano davvero capace di prodezze fisiche innaturali. Christopher si rese conto che non avrebbe potuto fare molto contro l'agilità e la resistenza del suo contendente e rimaneva solo un'unica cara tradizionale soluzione contro tanto mana e tanta superbia. Avrebbe fiaccato l'animo di Helter a suon di insulti come ogni fratello della costa che si rispetti. Non esiste infatti essere umano, anche il più dopato da influssi magici, che riesca a fare tante capriole e virtuosismi quando ha il cuore spezzato da offese e frasi denigranti. Te l'avevo detto, LeChuck, che non avresti dovuto sfidare un pirata immortale. Sarei davvero nei guai se si presentasse un uomo tale, rispose Christopher perfettamente in rima. Helter rimase colpito da tanta sicumera e indietreggiò, mentre il rivale coraggiosamente menava colpi di sciabola. I due presero a duellare. Ma un altro vantaggio del quale Helter godeva era proprio la sua età. Il maligno comandante conosceva insulti vintage ormai in disuso da parecchio e usava espressioni quali sporco sacripante o sozzo guelfo. Era sicuro che di fronte a simili espressioni l'altro non avrebbe saputo cosa rispondere. Ma LeChuck non era un pirata novellino. Aveva avuto sin da fanciullo ottimi maestri della vecchia scuola. Suo padre, i pirati della Mad Monkey, fino ad arrivare a Van Helgen. Erano poche le ingiurie di fronte alle quali egli non sapesse controbattere a modo. I pirati della Eve's Revenge videro i due leader darsele di santa ragione e oltraggiarsi vicendevolmente, mettendo in mezzo persino il campo minato delle battute sulle mamme. Se Helter aveva in corpo un carburante inesauribile datogli dal voodoo, LeChuck poteva dirsi animato dal coraggio e dalla collera, accentuata soprattutto dalla morte di padre Devine. A un certo punto Christopher fece un punzecchiante commento sull'odore di Helter, paragonandolo a quello di un formaggio stagionato, e il longevo nemico non poté che rispondere «Oh yeah?». LeChuck gli ferì dunque la gola con la punta della spada e tutto l'equipaggio urlò di gioia, ma all'improvviso Helter, facendo affidamento alla sua paranormale vigoria, fece un giro su se stesso. Afferrò il polso di Christopher e con un rapido movimento lo proiettò al suolo, facendogli sbatacchiare le ossa contro il legno. Rise sguaiatamente con quella sua voce roca. Puntò la spada contro LeChuck, inerme al suolo, e intanto si pulì il sangue che colava dal collo usando le dita. Fine dei giochi, LeChuck. Sei stato un degno avversario, devo ammetterlo. E hai davvero una squadra notevole. Infatti credo proprio che li terrò qui con me. Sì, sì, sostituirò la ciurma che mi hai sterminato con i tuoi dipendenti. Tu invece pagherai per la strage che avete fatto su questa nave. Conoscerai la mia funesta collera. Saluta i tuoi soci. Sarà un onore poterli comandare e renderli la nuova diabolica genga di Helter. Non ce l'avresti mai fatta contro di me, moccioso. In tutti i Caraibi, per le mie grandi imprese, vengo celebrato. Peccato che sia tutto inventato, strillò LeChuck, vibrando d'improvviso un colpo con la sua spada e scostando così quella del nemico. Si alzò e riprese con forza leonina a scagliare stoccate su stoccate, con animo rinnovato. Senza neanche bisogno di essere insultato, Helter si sentì azzannato dalla paura. L'uomo che aveva davanti non aveva assunto nessuna pozione di longevità, eppure
non cedeva di un millimetro e continuava a lottare con la forza e la ferocia di una fiera. Distratto dalle sue ansie, non poté difendersi adeguatamente ed ecco che LeChuck lo infilzò con la sua spada, trafiggendogli il petto. Elter, gemendo, cadde in ginocchio con la lama ancora ficcata nella carne. «Sei morto, Elter!» Elter si tirò su, piegò le ginocchia e balzò in aria. Aveva saltato talmente tanto lontano da poter superare quasi l'altezza della scimmia di neve gigante. «Capitano! Sta scappando!» gridò Largo, indicando il vecchietto che nel frattempo sembrava stesse cercando di atterrare sull'acqua in un punto lontano per nuotare via. LeChuck si guardò intorno e in una frazione di secondo l'occhio gli cadde sulla cara fedele bombarda. Si gettò a terra, rotolò fino all'arma, la raccolse e senza poter dedicare troppo tempo a mirare, sparò. Ebbe successo. Il corpo già martoriato di Elter venne troncato in due dalla cannonata e i brandelli umani del Matusa caddero in mare, tingendo le onde di sangue. L'epopea dell'ex quartiermastro di Barbarossa e della Incubus era finita del tutto. Il vincitore tornò allora dalla sua truppa. Erano tutti feriti, indolenziti e sconvolti, ma vivi. Tutti tranne padre Devin. La ciurma stava esultando. LeChuck era invece in silenzio, intento a pensare. La brezza marina smuoveva i peli della barba, facendoli sembrare animati. Rendemmo onore a Devin restituendo il suo corpo alle acque. Mentre facevamo questo, un silenzio repentino spense tutto il giubilo per la guerra appena vinta. Poi ordinai a Largo di occuparsi dei feriti, usando la borsa del monaco. Ma quel pezzente trifolato fece solo disastri. Nel cercare di sistemare la tibia fratturata di Lee, gli spezzò l'ulna. No, non so come sia fisicamente possibile. E rischiò di essere trasformato in una piadina dal bue dopo un'iniezione un po' troppo dolorosa fatta sul di dietro dell'energumeno. Della ciurma di Elter non era sopravvissuto nessuno. Apparentemente. Ma io sapevo e speravo che qualcuno di vivo doveva esserci. Nascosto, ma doveva esserci. Lui, l'uomo di cui mi aveva parlato Walt Disney, l'uomo che stavo cercando, lo stregone voodoo. Quando la ciurma si riprese, iniziammo il saccheggio. Arraffammo tutto quello che i nemici uccisi avevano droppato. Poi, giù nella stiva, a metter mani al conquibus. Trovammo monete d'oro sonanti, rotoli di banconote, lapislazzuli, ma cosa ben più importante, una bicicletta con cambio Shimano. Largo in quel momento fece un'annotazione. Con mio gran stupore notai che era una delle poche cose intelligenti da lui dette in tutta la sua vita. Non avendo lasciato superstiti, egli disse, non avremmo mai capito come arrivare al covo segreto sottomarino di Cog Island. Ma io sputai a Largo una traballante promessa. Un superstite lo avrei trovato. Già, chissà se sarei stato in grado di onorare tale promessa. Di quel diavolo d'uno stregone non vi era proprio traccia. Io e la grande ci spostammo nella cabina del capitano della Incubus, nella stanza privata di Elter. Varie boccette vuote erano sparse ovunque. Al muro una collezione di armi per affettare esseri umani, falcioni e sciabole da cavalleria molto antiche. Sulla scrivania pesantissima erano posati tomi di magia e un numero spropositato di biglietti di auguri di buon compleanno, spropositato visto che Elter di candeline ne aveva ormai soffiate parecchie. In prossimità della scrivania percepì peraltro un'aria fredda, un soffio che pareva avermi accarezzato il corpo dal basso verso l'alto, scorrendomi lungo la spina dorsale, toccandomi la testa e infine uscendo fuori dalle mani.
pensai a qualche scherzetto dello scadente antidiluviano climatizzatore inverter installato da quel taccagno. Sulle mensole, varie scatole del tempo contenenti orologi costosissimi. Strano che un uomo praticamente eterno fosse così attento allo scorrere delle lancette. E quando il mio braccio destro scassinò una cassaforte, trovammo anche mappe e indicazioni precise su come raggiungere la misteriosa Cog. Questo mi fece tirare un sospiro di sollievo. Anche in assenza dello stregone, almeno ci saremmo riempiti le tasche. Ma dove diavolo si era cacciato quel mago? Possibile che Dizzy mentisse o si fosse sbagliato? Avrei voluto riportare in vita quel dannato cartoonist solo per ammazzarlo un'altra volta. Me ne andai in cucina perché ero davvero stremato e sconvolto. Lì trovai barili colmi di biscotti, varie casse di alcolici, una gavetta con dentro resti bruciati e ammuffiti di sugo incrostato da una decina di giorni, dei calzini a mollo nel lavello e posato sul pavimento un soufflé uscito male, che era diventato il pranzo di un ratto nero. Presi dal frigo una birra gelata che stappai con i denti. Mandai giù il liquido senza neanche assaporarlo. Dopo l'incredibile sforzo di quel combattimento, avevo una sete infame. Mentre bevevo mi sovvenne una illuminazione. Quel soffio gelido, nei pressi della scrivania. E se si fosse trattato di altro? Tornai nello studio dell'inumano, mentre i miei pirati continuavano a traslocare il bottino sulla Eve's Revenge. È inutile dire, Bob, che le pantere magiche che avevo evocato si erano dissolte e la mia nave era di nuovo libera. Spostai da solo l'ingombrante e impegnativa scrivania. Proprio sotto vi era una botola. Sghignazzai e la aprì. Una scala retrattile in legno di abete guidava fino a una stanza vera e propria. Scesi di sotto e lì lo trovai. Era lì, Bob. Era tranquillamente seduto su una poltrona di vimini e nel vedermi non si alzò. Mi buttò addosso uno sguardo serio e pensieroso, ma non si alzò. Era un giovane uomo di origine africana che aveva la testa rasata e il cranio e le guance dipinte con strisce bianche. Vestiva con una logora tunica nera e aveva una cavigliera voodoo che lo teneva molto probabilmente prigioniero dell'unità e della sua orrida genga. Gli dissi che, in quanto membro della ciurma di Helter, doveva alzarsi al mio cospetto, visto che aveva davanti il nuovo proprietario della Incubus. Lui mi disse, risoluto e per nulla intimorito, che non faceva parte della banda dell'inumano. Era un prigioniero. La sua stanza era anche un laboratorio. Numerose fiale con dentro un liquido color blu oltremare erano tappate con il sughero e posizionate un po' ovunque. Erano sicuramente le pozioni di mana che Helter si faceva produrre dal suo carcerato. Statue in legno rappresentanti guerrieri con gonnellini di paglia reggevano candele nere che erano l'unica fonte di illuminazione di quel luogo. A terra, un tappeto in lana ostentava il disegno ricamato di un solenodonte e sopra il tappeto un pentolone in rame con manici in ferro in cui era versato un altro liquido, ma di colore più che altro azzurrino. Sugli scaffali intorno a me, testi di magia cerimoniale e veri teschi di scimmie. In un angolo al suolo, il corpo decapitato di un pollo. Accanto, una bambola di pezza trafitta da spilloni. Dopo aver finito la mia panoramica, dissi al giovane che lo stavo solo mettendo alla prova. Conoscevo bene la storia di Helter. Decenni fa aveva scoperto il segreto della longevità e da allora rapiva streghe e stregoni perché confezionassero per lui il prezioso beverone, uccidendoli quando intendeva fare letterali tagli al personale.
Chiesi dunque al mago da quale particolare tribù o clan provenisse lui. Mi guardò negli occhi per qualche secondo. Aveva pupille così piccole, ma così brucianti. Mi disse che era un rinnegato. Gli risposi che anche io ero stato rinnegato da diversi bar americani dopo essere diventato molesto e omicida a causa dei troppi drink. Lui riprese a fissarmi. Accennò un sorriso, minuscolo, come le ali di una zanzara, eppure quasi ipnotico. Mi disse che quello era il nome della sua tribù, la tribù dei rinnegati. La mia gente, spiegò il mago, ottenne questa tremenda etichetta dall'Unione Operatori Voodoo. LeChuck conosceva bene l'Unione. Era l'ente associativo di Ugan e Mambo che certificava tutte le pratiche magiche approvate dei Caraibi. Erano loro ad attestare la denominazione di origine controllata delle principali pozioni. E furono proprio loro ad avere un contenzioso con LeChuck per via della scuola oscura da lui aperta. Il capitano aveva ancora il dente avvelenato. Fummo rinnegati, poiché le nostre pratiche magiche erano ritenute eretiche e pericolose. Foste banditi? Non solo. Entrammo in una vera e propria guerra con l'Unione quando quei maledetti provarono a sterminarci. Lasciarci vivi per loro era troppo pericoloso. Volevano farci estinguere. Quasi ci riuscirono. Siamo stati quasi tutti decimati da quegli indegni adoratori di un voodoo farlocco. Io mi sono salvato e sono andato a vivere nella giungla della Isle of Pines, in totale ascetismo e meditazione. Fu lì che mi trovò la ciurma della Incubus. Fu allora che mi costrinsero a lavorare come mago di bordo. Perché Elter voleva proprio uno di voi rinnegati? Solo un rinnegato avrebbe potuto aiutarlo, dato che solo noi siamo esperti di quei riti che modificano la durata della vita umana. Riti che l'Unione disprezza. Solo noi rinnegati ci interessiamo da sempre al tema della vita eterna. Gli altri maghi e streghe ritengono proibito lo studio di codeste discipline. Ma in fondo è proprio per questo che sei venuto a cercarmi. Non è vero, LeChuck? Tu sai il mio nome? E sai che ti stavo cercando? Ma cosa sei? Una specie di mago? Ah, sì, cioè, lo sei. Tu sei qui perché speri che io possa condurti su Monkey Island. Non è vero, Fandonie, cioè è vero che ti cercavo, ma è perché sto conducendo un sondaggio. Vado nave per nave per condurre questa indagine e capire com'è la vita di un Ugan a bordo di una ciurma di filibustieri, ecco. Ah, beh, se può interessarti ho preso il colera 12 volte. Ah. E abbiamo un bagno solo. Ah. E non è nemmeno un bagno, ma un minuscolo vaso da notte che a turno... Va bene, basta dettagli, eh. Non devi temermi, LeChuck. Non devi essere diffidente con me. Tanto dobbiamo comunque collaborare se vuoi che io ti riveli quello che so. Oh, no. Posso estirparti tutto quello che sai in altri modi. Ne conosco a bizzeffe, eh? Non ne dubito. Potrei impalarti, legarti, agganciarti, inchiodarti, tediarti. Non ne dubito, ho detto. Ma io e te dovremo collaborare. A te non basta sapere la ricetta per andare su Monkey Island, LeChuck. Quello è solo un tassello della tua odissea. Tu vuoi Big Whop. Ehi, sai troppe cose, fattucchiere, pure per essere un esperto di voodoo. Ci sono certi individui, LeChuck, per cui la vita non è una sorpresa. Persone che non vivono un attimo alla volta, un momento alla volta. Alcuni individui riescono a vedere il lungo filo che collega le nostre esistenze, il sentiero tracciato sulla sabbia e dove esso conduce. Tu
appartieni ancora alla schiera di coloro che si destano, bestemmiano sbattendo il mignolo contro il comodino e poi si chiedono come andrà la loro giornata. Io so come andrà la mia giornata, la maggior parte delle volte, ovviamente. So interrogare il fato. Dicendo questo, lo stregone si diresse verso uno dei mobili che conteneva le pozioni. Spostò un barattolo pieno di liquido blu e raccolse un mazzo di carte. «Lo sai cosa sono questi?» domandò poi. «Ma certo che lo so, sono tarocchi voodoo», rispose il capitano che aveva riconosciuto il disegno di un vevè sul dorso del mazzo. «Allora saprai anche bene che i tarocchi voodoo, al contrario delle persone, non mentono mai. Volta una carta a caso e guarda in faccia il tuo destino». Dannatamente incuriosito, il pirata fece quel che gli era stato detto. Scelse uno a caso dei tarocchi e quasi gli cascò la mandibola per terra dalla sorpresa quando lo guardò bene. Il disegno sulla carta rappresentava un marinaio barbuto a bordo di una nave che guardava attento il mare. In mare vi era un serpente a pelo d'acqua, avviluppato su se stesso e intento a mordersi la coda. «Il serpente che si morde la coda rappresenta l'immortalità». «Ehi, e il tizio qui mi somiglia pure!» «Il fato ci sta parlando chiaramente, LeChuck. Era stabilito che noi oggi ci incontrassimo, così come è stabilito che il nostro incontro cambierà molte vite, la mia, la tua e quella di molte altre persone». «Vuoi dire che il fatto che io e te ci incontrassimo era una profezia di questi rintronati dei tuoi amici?» Rinnegati. «Io sono stato in Africa, ho parlato con diverse tribù, non esiste nessuna profezia su di me come pirata immortale. Vuoi per caso manipolarmi, prestidigitatore?» «Stai facendo tutto da solo, LeChuck. Non ti ho mai detto che ci sia una profezia su di te. Ho detto solo che era scritto che ci incontrassimo. E infatti, eccoti qui. E sapendolo in anticipo, mi sono preparato. Certo, potrei rivelarti la ricetta per arrivare su Monkey Island, ma sapendo che saresti venuto a trovarmi, ho avuto modo di riflettere, di farmi trovare pronto e di pensare a come avrei potuto collaborare con te al meglio. Insomma, mi sono portato avanti con il nostro lavoro mentre ti aspettavo». Detto questo, il rinnegato sollevò il braccio e mosse le dita della mano. A quel punto, come rispondendo a un comando, la cavigliera si staccò di netto. «Ehi!» fece LeChuck. «Ti potevi sbarazzare di quella cosa in qualsiasi momento! Pensavo mi avessi detto che eri prigioniero!» «Lo ero, allo stato dei fatti, ma lo ero per mia volontà. Dovevo farmi trovare sulla Incubus perché tu trovassi me. Ma vedo dal tuo sguardo, capitano, che i dubbi ti stanno lacerando peggio che le sciabolate che hai preso nella battaglia. Cosa ti turba? Pensavo che un adepto di magia come te avesse imparato a smettere di dubitare». «Ho visto parecchie cose nella mia vita, Maliardo. Non so te, ma io ho parlato pure con potenti Loa. Ma sì, non capisco cosa ci sia di così fatale in questo nostro incontro. Tu sei solo un mezzo per me, per arrivare al dono di Samdi». «È vero, ma io so, LeChuck, che tu non sei pronto davvero a farti ricevere da Samdi. Una volta arrivato su Monkey Island, non sapresti neppure dove andare. E una volta trovato Samdi, non sapresti cosa fartene del tuo biglietto e... Questo perché non hai ancora incontrato la donna coi capelli rossi, il cui nome inizia per E, dico bene?» «Esatto, e mi sono scervellato per capire dove trovarla, eh. E mi sono anche iscritto a una di quelle app dove tu praticamente col dito...» «Non voglio i dettagli». «Mi stai riempiendo il cranio di tarli del dubbio, ammaliatore. Voglio sapere come arrivare su Monkey Island, cosa farmene del biglietto di Samdi, come incontrare il barone e farmi consegnare Big Whop, come far smettere Largo di essere così cretino». «Basta così, LeChuck. Le tue domande sono troppe e sono tutte molto complesse. Soprattutto l'ultima. Il tuo percorso è appena iniziato. Come ti dicevo, il nostro lavoro da fare è molto. Ora andiamo sulla tua nave».
Vuoi far parte della mia ciurma? Ti chiedo di deporre la fretta e raccogliere invece la fiducia. Dovrai cominciare un viaggio, LeChuck. Un viaggio iniziatico nel mondo del voodoo. Conosco il voodoo. Ma non hai visto quel mio trucco delle pantere che hanno ruggito? Tu del voodoo conosci solo la zuccherata glassa esterna. È ora di arrivare al cuore croccante. Se dici così mi fai venire fame. Prima di andare su Monkey Island, prima di parlare con Sam D, devi essere spiritualmente pronto. Prima di trovare Big Whop, devi sapere come usarlo. Non te ne faresti nulla del potere eterno di Sam D se non fossi in grado di gestirne l'immensa energia. Diventeresti una creatura immortale, incapace di controllarsi. Ma io farò evolvere il tuo sapere magico, estenderò il tuo potere verso confini che non sapevi nemmeno fossero tangibili. E mi aiuterai a rendere Largo meno cretino. Quello non credo. Adesso andiamo a bordo, LeChuck. Io posso anche capire. Aspetta un attimo, posso anche capire che tu abbia visto di me nel tuo futuro, nelle tue carte, nelle tue sfere di cristallo, che ti sia preparato a ricevermi. Ma io sono un predone e dunque un furbacchione. Quindi mi chiedo, perché mai vorresti aiutarmi? A te cosa viene in tasca? Vuoi usare me e il mio biglietto per arrivare tu a Big Whop? No. Avrei modo di capire che questo non mi interessa. Ma hai ragione, c'è qualcosa che tu potrai fare per me. Ed è proprio per questo che mi sono preparato ad aiutarti. Per ora è tempo di smettere di parlare e iniziare a meditare sul futuro che ti attende. Ora andiamo a bordo. E una volta. Quindi dovrei fidarmi di te, eh? Non hai altra scelta, mi pare. Ma se non mi hai nemmeno detto come ti chiami? Il mio nome è. Ininfluente. Chiesi allo stregone se potevo assaggiare una delle pozioni di Elter e lui mi disse che era meglio di no. Ne sarei diventato assuefatto e comunque quel tipo di magia era una briciolina di fetta biscottata in confronto a Big Whop. Prima di salire sulla Eve's Revenge, il mio nuovo socio si cambiò d'abito. Ora indossava una nuova tunica, questa volta di colore viola, e portava sul volto una piccola, inquietante maschera intagliata in legno che rappresentava il teschio di una scimmia e che aveva sulla fronte alcune piume ornamentali, anch'esse viola. Aveva poi con sé un bastone e borse di mojo nella cintura. Io feci notare quanto Helter fosse stato stupido a non coinvolgere uno stregone nella battaglia. Sicuramente quel vecchiaccio aveva paura che durante la mischia il mago distruggesse la cavigliera e ne approfittasse per fuggire. Il mio nuovo socio mi diede ragione e disse che inoltre lui era anche un healer. Elter non lo sapeva, ma lui aveva stupefacenti poteri da guaritore. Con alcuni oli speciali cancellò magicamente ferite e lussazioni d'ogni tipo della mia ciurma. I miei pirati inizialmente erano scettici nel vedere il compare che avevo bellamente presentato e volevano solo impiccarlo all'albero della Incubus e farla finita. Ma dopo essere stati curati, dopo essersi ripresi in tempi così rapidi, magicamente, dopo essere tornati al pieno delle forze della salute, allora accettarono la mia proposta di far diventare Lugan uno dei nostri. Largo gli ruppe le scatole chiedendogli 10.000 volte il nome. Alla fine, scornato, gli diede un soprannome lui stesso. Voodoo Master. Ci mettemmo a navigare, rimorchiando la funerea Incubus, ostentandola come un trofeo. Ci orizzontammo, capendo di essere ancora nel Mar Caraibico. Voodoo Master, ospite della mia cabina, mi disse che sì, era vero. Lui conosceva l'ubicazione per Monkey Island. Vi aveva portato diversi nobili inglesi e lo stesso Walt Disney a fare cose posh, come trekking, picnic sulla spiaggia e balli di gruppo sul bagnasciuga. Nessuno di quei pomposi idioti conosceva i veri misteri dell'isola delle scimmie.
Voodoo Master però era lapidario e avrebbe consegnato la ricetta per Monkey Island solo quando sarei stato pronto. E per essere pronto dovevo prima essere educato al vero arcano e mistico sapere voodoo. Quando gli dissi che non avevo tempo per studiare così tanto, che dovevamo sbrigarci e metterci in azione, lui mi fece riflettere su una cosa. Prima o poi sarei diventato immortale e quindi il tempo non avrebbe avuto più alcun valore. Perché penarmi tanto, anche se avessi dovuto studiare il voodoo per anni? Cosa sono una manciata di anni in confronto a lustri e lustri e lustri e lustri e lustri infiniti di vita? Mi convinse. Ero gasato, Bob. Stavo per mettere le mani sulla ricetta che mio padre aveva cercato per così tanto tempo. Stavo per diventare discepolo di un vero maestro dell'arte che amavo da tutta la vita. Stavo per diventare potente. E finalmente avrei capito come decifrare l'enigma del biglietto E. E potevo disinstallare quella maledetta app. Insomma, presto avrei trasformato ogni fiasco, ogni scoramento in un trionfo. Stavo per volare su vette altissime e pensare che fino a poco tempo prima mi credevo knockout. A volte basta solo avere fiducia e il tempo e il giusto spirito impulsivo. Ero pronto, pronto a iniziare questo viaggio. Certo, dovevo ancora capire cosa nascondesse il Voodoo Master. Era vero che aveva visto di me in un paio di giri di carte? O vi erano profezie più grandi che mi riguardavano, magari profezie secolari. E cosa sperava di ottenere con la mia quest? Ancora mi chiedevo, sognava di mettere le mani su Big Wop? Tutto sarà rivelato tra poco, mi diceva sempre lo stregone, per far tacere i miei dubbi. E poi mi promise che sarei diventato uno degli individui di origine europea più sapienti nell'arte voodoo. Più sapiente e straordinario persino del corsaro Walter Raleigh. E pensa, Bob, tutto questo avveniva nel 1661. Avevo 42 anni. E questo cosa vuol dire? Qual è la bella, profondissima morale? Che non è mai troppo tardi per trovare la propria strada. Certo, per te però ormai è troppo tardi per essere meno brutto di così. Ormai quel teschio hai e quello ti tieni. Per mettermi a studiare con Voodoo Master avevo bisogno di solitudine, per cui diedi ordine a Largo di mettersi al comando della ciurma e di portarli tutti su Cog Island. Avrebbero affrontato da soli la loro quest subacquea e li avevo autorizzati a rubare tutto il bottino di Helter e così pure il bottino ottenuto dalla vendita della Incubus. Io non volevo nessuna quota. Potevano prendere tutto e spendere tutto in una lunga vacanza. Se la meritavano, dopo la terrificante battaglia che avevano affrontato. I miei pirati furono contenti di questa mia concessione e furono ben contenti di lasciarmi solo con Voodoo Master, che era stato sì accettato, ma parzialmente. Nemmeno Atau si sentiva a suo agio in presenza di quell'uomo laconico con la maschera angosciante e una voce che sembrava provenire dagli anfratti della città di Dite. Venni a sapere che nel covo di Cog Island i miei marinai trovarono scintillanti pezzi da otto, rubini, zaffiri, portaprosciutti, dobloni, ceste di Natale, talleri, quattrini, lire, ducatoni, sedie da gaming con braccioli ultra imbottiti, topazzi, zirconi turchesi, servizi da fondue, mini pimer, scudi, rubli, pesetas, televisori LCD e alcune mountain bike con cambio Shimano. La Incubus invece non riuscirono a venderla. Tutti i potenziali acquirenti temevano portasse sfortuna, quindi i miei la diedero alle fiamme e la fecero colare a picco, cantando con gioia mentre si inabissava. Andarono tutti in ferie, ognuno in un punto diverso del mondo. Largo mi raggiunse su Rock of Gelato con la Eve's Revenge. Mi disse che gli mancavo e io gli diedi un ceffone in bocca per aver osato mostrare delle emozioni. Con il Voodoo Master studiai mesi e mesi e mesi, Bob. Mesi e mesi. Ma te l'ho detto, il tempo non conta per chi sta per diventare immortale.
Vivevamo sulla Rock of Gelato e usavamo la Ibs Revenge per i nostri viaggi quando eravamo impegnati a raccogliere ingredienti o esplorare luoghi magici. Il Voodoo Master trovò in me un allievo talentuoso e preparato. Del resto le mie ricerche di una vita, la mia esperienza con la scuola oscura da me fondata, i miei esperimenti occulti facevano di me un allievo promettente con già una solida base. Venne perfezionata la mia conoscenza sul mondo degli spiriti, sul sovrasensibile, sui rituali e sulle evocazioni. Ma soprattutto il Voodoo Master mi insegnò a riconoscere le mie energie interiori e incanalarle. Era questa la vera chiave dell'azione a distanza del suo voodoo. Le mie energie, così oscure, così a fondo sepolte, così letali, così nere, così funeste, così implacabili. Non avrei più dovuto tenerle prigioniere del mio petto, dei miei chakra, delle mie somatizzazioni. Le avrei dovute esternare, scagliare, gettare. Era così che nascevano le maledizioni. Maledizioni con cui tramutare gli adulti in bambini, le persone in statue. Con cui manipolare oggetti, con cui creare bambole, in grado di annientare ogni nemico. Il mio insegnante mi spiegò anche cosa fosse la forza e quale fosse la storia, la natura e il comportamento di tutti i Loa. Largo si univa spesso alle sessioni di apprendimento, ma non aveva talento. L'unica aura che emanava era un olezzo da cane bagnato. Faceva anche domande talmente idiote durante le lezioni in classe che mi toccava spedirlo a calci dietro la lavagna. Nel mio antro, che già ti ho descritto, ricavai un laboratorio. Era un luogo pratico e gradevole alla vista. Sul legno del pavimento era incisa una rosa dei venti perché fosse propedeutica al mio viaggio. Viaggio iniziatico, viaggio alla ricerca di Big Wop. Al centro della stanza vi era un enorme volume, sempre aperto, illuminato da una candela nera lì vicino. Si trattava di un libro di ricette per pozioni, filtri e bevande medicamentose scritto da uno stregone Yoruba secoli prima. Sugli scaffali, teschi di vario tipo, da quelli ingombranti dei bufali a quelli inquietanti degli esseri umani, occupavano gli spazi assieme a libri e giare con dentro ingredienti disparati, nocche di gatto, foglie d'albizia, legno di criptomeria, cera di pipistrello, polvere di pietra, olivina, occhi di geotritone, coda di sicista, zampe di gheppio e così via. Un albero di mandragulonia in vaso era posto sempre vicino al volume di ricette. Non conoscevo questa pianta, la cui particolarità è avere perennemente i rami neri e secchi, anzi il verde è per lei segno di cattiva salute. Ma il mio socio invece sapeva bene come usarla per i suoi sortilegi. Un pratico portarettili, sul quale infilzavamo lucertole, gechi o qualsiasi altro sauro utile a esperimenti magici, era posato su un mobile accanto a una cesta contenente gli arti cadaverici comprati dai tombaroli, arti sui quali provavamo le polveri animanti e rivitalizzanti. Dovendo passare molto tempo da solo, Largo si trovò un hobby, la cucina. Era un fallimento anche in quello. Il suo piatto forte era, secondo lui, il minestrone primavera. Una volta provò a farmelo assaggiare e ti dico solo che mi venne su un rigurgito acido e una fortissima nausea, senza nemmeno dare una cucchiaiata, ma solo sentendo quel fetore di pattume emanato dalla pietanza. Largo partecipò anche a un talent show culinario dove venne bocciato nella primissima selezione. La trasmissione aveva buoni ascolti ma venne cancellata dai palinsesti dopo che Largo mandò all'ospedale tutti e tre gli chef stellati che facevano da giudici per vendicarsi del verdetto a suo parere ingiusto. Tutto il set fighissimo di pentole da lui comprate però me lo tenni. Mi sarebbe servito per preparare la ricetta per Monkey Island. Ebbi contatti con la mia ciurma, a cui diedi il permesso di continuare a godersi la vita, di continuare a godersi il tesoro immane di Helter. Se lo meritavano, dopo così tanti anni a spezzarsi la schiena per i mari, a vivere di scontri, bestemmie, sale sulla pelle e sacrifici. E così
Le ferie divennero aspettativa, anno sabbatico e poi pausa lunghissima. Rimanemmo a lungo separati, io e la mia gang. Eh sì, perché io continuavo a studiare. Studiavo e miglioravo. Non ero mai stato così potente in tutta la mia vita. Ah, un dettaglio molto importante è il seguente, Bob. Quasi me ne dimenticavo. Raccontai al Voodoo Master di molte mie esperienze, compresa quella con Piri Reis, ma gli raccontai anche del mio incontro su Bulky Island di parecchi anni prima. Ti ricorderai, anche se hai la soglia di attenzione di un cavernicolo, che su Bulky avevo incontrato il fantasma di Kito, lo stregone amico di mio padre. Kito si era fatto consegnare da me un'ancora e un dardo e mi aveva parlato di uno strano rituale che stava studiando nel regno dei morti. Non avevo mai capito a cosa si riferisse, ma Voodoo Master aveva una risposta anche per quello. La conoscenza dei temi di vita e morte di questi rinnegati era davvero un portento. Voodoo Master mi disse che forse Kito stava studiando un antichissimo e vietatissimo rituale che consentiva ai fantasmi di fuggire dall'aldilà squarciando le pareti del regno dei morti. Uomini deceduti che si risvegliano spettri nell'altro mondo, o spettri che camminano sulla terra ma vengono rimandati al crocevia, potevano forse tornare fra gli umani e vivere fra loro per sempre, proprio attraverso questo incantesimo di grande evasione. Ero colmo di sbigottimento, ma Voodoo Master mi disse di non pensare troppo a questo tema. In fondo io non sarei mai andato nell'aldilà. Io avrei trovato Big Whop. Dunque, non sarei mai morto. La nostra sfida era capire cosa volesse dire il biglietto E di Sam D. Provammo alcuni sistemi, tra cui leggere il mio destino nei fondi del caffè o nelle capriole di fumo di una fiamma magica accesa. Ma si vedevano solo cose confuse, una chiesa, alcuni cunicoli, una montagna innevata, una statua. Voodoo Master mi parlò allora di un potentissimo artefatto chiamato lo specchio di Papa Legba. Legba, lo sai Bob, è il signore del crocevia e vi è un prodigioso rito, vietato ovviamente dall'Unione Operatori Voodoo, che consente di creare uno specchio all'apparenza normale, ma in realtà carico del potere del crocevia, del potere del multiverso. Anche la nostra vita è un crocevia di scelte e ogni strada che prendiamo in ogni bivio sblocca il potenziale di un numero infinito di universi paralleli. Secondo Voodoo Master, guardando nello specchio avrei potuto vedere non già me stesso riflesso, ma anche il me stesso di altri mondi, di altri bivi. La misteriosa ragazza del biglietto E l'avremmo trovata solo se avessimo esplorato ogni singola vita possibile da me vissuta nel multiverso. Così ci muovemmo per raccogliere materiale, risorse, ingredienti per creare lo specchio. Alla fine generammo uno specchietto da tasca, simile a quello che usano le donzelle per truccarsi, Bob, in metallo e vetro, facile da trasportare, anche molto ben decorato, devo dire, ma che porca cicca, non funzionava mai. Mi ci guardavo e vedevo solo me stesso e la mia barbona nera. Secondo Voodoo Master era questo il segno del fatto che non ero ancora abbastanza aperto alla magia, abbastanza energico da saper scrutare laddove i mortali non possono scrutare. Insomma, che non ero ancora pronto per Big Whop. Continuai ad allenarmi dunque con maggiore intensità. La mia vita trascorse così finché non giunse il 1664. Avevo 45 anni. Ero molto, molto diverso da quando avevo cominciato come apprendista del mio Ugan di fiducia. Adesso, se avessi rincontrato Helter, non sarebbe più servito nemmeno mettere mano alla sciabola o alla bombarda. Mi sarebbe bastato tramutarlo in ranocchio imponendo le mani. In quell'anno ebbi una sorpresa. In un giorno di gennaio, infatti, tutta la ciurma della Eve's Revenge si era ripresentata sulla Rock of Gelato per tornare a lavorare con me. Negli anni precedenti ognuno aveva gestito il tesoro di Helter in modo diverso. C'era chi lo aveva scialacquato, chi aveva risparmiato, chi aveva investito, chi si era dato alla ludopatia, chi era stato rapinato.
In ogni modo, avevano tutti deciso di ricominciare con la pirateria, tutti tranne Tilly, la regina delle evasioni, che non si era presentata perché era stata arrestata di nuovo, ma questa volta aveva deciso di non mettere in atto nessuna delle sue brillanti operazioni di fuga. Si sentiva troppo stanca per continuare a fare la criminale e aveva deciso di approfittare del tetto sulla testa e dei pasti caldi che la vita da galeotta ti concede. Inoltre, dietro le sbarre, era riuscita a riallacciare i rapporti con la famiglia, visto che andava spesso a trovare il fratello e quel bravo giovanotto del nipote Otis. Comunque, Bob, come puoi immaginare, fui ben sorpreso nel vedermi ricomparire la genga che, esclusa Tilly, era al completo. Si erano tutti incontrati in una grande rimpatriata quando il Caribbean Times li aveva chiamati per immortalarli in una foto di copertina. La ciurma della Hills Revenge era diventata celeberrima dopo aver estirpato dai mari la minaccia di Helter. Subito dopo lo scatto e subito dopo l'alcolica cena seguente, i miei uomini avevano parlato fra loro raccontandosi le avventure degli ultimi anni. Alla fine, chiacchierando, si erano convinti del fatto che fosse tempo di tornare a fare i filibustieri e così erano venuti a trovarmi tutti insieme. Io mi infuriai e domandai come mai il Caribbean Times avesse chiamato loro per la copertina, escludendo proprio me, che della Hills Revenge ero il fondatore e capo. Lì mi spiegò che forse era dovuto a quell'episodio, quello in cui la rivista provò a intervistarmi e io ammazzai il loro fotografo solo perché nello scatto che intendeva pubblicare avevo gli occhi semichiusi. Insomma, annuì e decisi di non fossilizzarmi sull'argomento. E comunque ero contento di riavere la mia squadra con me. Quella notte si tenne una grande festa, si bevve molto e si mangiò poco. Poco perché la portata principale era il minestrone primavera di largo, ma nessuno di loro riuscì a mandarne giù nemmeno una goccia, tanto faceva schifo. Dissi loro però che ero molto cambiato dall'ultima volta in cui ci eravamo visti, che io ero diventato più gagliardo, più evoluto mentre loro facevano i vacanzieri, che speravo avessero conservato smalto e carattere coriaceo perché io ora ero spanne e spanne avanti. Non dovevano più chiamarmi capitano, bensì mio signore e mago LeChuck, stregone della magia nera e selvaggia, sua eccellenza Voodoo. Interpretai il ritorno del mio equipaggio come un segno del destino. Forse gli dèi volevano che mi rimettessi per mare per la mia quest, che puntassi la prora verso Monkey Island. Con il mio mucchio di imbattibili predoni avrei potuto affrontare ogni avversità, ogni intoppo, ogni certame e ogni nemico si fosse messo sulla mia strada per l'isola delle scimmie. Avrei raccolto Big Whop io stesso, senza dividerlo con nessuno, ovviamente, e sarei poi tornato come immortale. Quelli della Hills Revenge mi avrebbero accolto come loro divino comandante e insieme avremmo cominciato a creare l'impero che meritavo. Questi erano i miei esatti piani, Bob. Parlai dunque allo stregone. In questi anni voleva che studiassi e io avevo studiato. Voleva che diventassi mago e necromante e ero diventato mago e necromante. Adesso era tempo di smetterla con l'apprendimento. Dovevamo muoverci. Doveva rivelarmi come arrivare su Monkey Island. E avrebbe dovuto aggiustare il mio dannato specchio, così da trovare la ragazza con la E nel nome in qualsiasi universo parallelo si fosse cacciata. Non avevamo altro tempo da perdere. Ero molto risoluto e minaccioso quando feci questo discorso. Lo stregone mi disse che era meglio parlare in privato, ma non lì nel mio covo, altrove, in un altro luogo. Il giovane Lindy non credeva ai suoi occhi. Al bancone di quel bar di Nassau, in quella giornata così calda che i raggi del sole erano davvero roventi e l'aria era appiccicosa come resina, stava armeggiando con il teschio scoperchiato sul bancone che faceva da contenitore per le bustine di zucchero. Voleva rendere dolce il suo ginseng, ma è già zuccherato, aveva gridato il barista con la benda sull'occhio mentre dava una spolverata ai remi bianchi con strisce azzurre che decoravano la parete. Il giovane Lindy non credeva ai suoi occhi, non perché il ginseng era già zuccherato, ma perché,
poco prima di portarsi la tazzina alla bocca, vide entrare nel bar tre uomini che lo colpirono molto. Vi era un uomo con tunica viola e capo rasato, un tizio con un brutto nasone e pantaloni verdi, e poi vi era il capitano LeChuck. Ma certo, quello era proprio LeChuck, dunque quello accanto era il suo braccio destro. E il terzo? Il terzo sembrava un mago o un qualche profeta spostato. I tre si sedettero a un tavolo. Il braccio destro aprì il menù e iniziò a leggere mentre LeChuck parlottava con l'uomo in tunica. LeChuck, cribbio. Erano anni che non si sentiva parlare di lui. Tutti pensavano che fosse morto durante lo scontro con l'inumano. Qualcuno sosteneva che fosse stato preso da un tribunale piratesco e finalmente impiccato per via dei suoi metodi troppo brutali che infrangevano ogni norma del codice dei filibustieri. Qualcuno ancora diceva che fosse morto mangiando la minestra schifosa preparata dal suo assistente personale. E invece LeChuck era lì. Marley gliel'aveva sempre detto che c'era da stare attenti a LeChuck, che c'era da tenerlo d'occhio. Il governatore avrebbe pagato a peso d'oro la persona che gli fosse andata a riportare il fatto che LeChuck era ancora vivo e vegeto e attivo nei Caraibi. Lindy, attratto dall'idea di una ricompensa e anche dal senso di fedeltà verso Marley, fece lo gnorri e si andò a sedere al tavolino vicino con la sua tazzina di ginseng. Iniziò ad ascoltare, non ascoltato, a spiare, non visto. «Ti ho portato qui, capitano, perché volevo tu vedessi una cosa. Per questo non potevamo parlare né nel tuo antro né sulla tua nave. D'accordo, ma qualsiasi cosa devi dirmi e mostrarmi, cerca di bisbigliare e parlare in codice. Non è la cosa più saggia del mondo l'essere venuti a ciarlare di codeste cose in un dannato bar». «Non temere e guarda là». Con un cenno della testa lo stregone indicò qualcosa oltre il bancone. «Cosa? Il tizio che si affanna a spolverare i remi anziché pulire le incrostazioni di catarro sul pavimento? No, no, sopra di lui, sopra i remi decorativi. Cosa vedi?» Appeso alla parete in alto vi era un dipinto a olio. Vi erano tracciati i confini e i rilievi di un'isola che LeChuck non aveva mai visto. «Che posto è quello?» «Te la volevo presentare, LeChuck. Bella, vero?» «È un'isola, no? Ma non credo sia nei Caraibi». «Oh, è proprio nel profondo dei Caraibi, invece. Quella è l'isola di Dinky. Dinky Island». «Mi suona familiare, ma...» «Lo sai da dove viene quel dipinto? Fu un dono fatto al capitano ottomano Aricodemo dal suo vecchio amico Piri Reis. Venne ritrovato su una nave lasciata in secca». «Piri Reis, il predone cartografo e affatturatore e divinatore. L'ho conosciuto di persona, te l'ho detto, no? Ma certo, fu lui, credo, a nominarmi questa Dinky». «Piri Reis aveva individuato un'isola che è spesso poco battuta dalle rotte dei filibustieri e di altri lupi di mare, e ne aveva individuato il potenziale. L'isola di Dinky. Quel quadro per molti è l'opera di fantasia di un predone visionario che non ha tutte le rotelle a posto». «Confermo che Piri Reis non ha tutte le rotelle a posto». «Ma rappresenta un territorio che esiste veramente». «E quindi?» «E quindi ci tenevo a darti una prova tangibile del fatto che Dinky esista. Se te ne avessi parlato senza una prova, so bene che avresti cominciato con i tuoi soliti pesanti dubbi. Esattamente come hai fatto quando Piri Reis stesso ti ha nominato Dinky Island. Certo, quello è un quadro, ma non è una mappa. Quindi non contiene ogni dettaglio della macchia, dei rilievi, dei colli. Ma in compenso...» Aspetta! «Che diavolo me ne frega di questa Dinky Island? È di un'altra isola che dobbiamo parlare. Non vorrai rifilarmi una sola!» «Io mi sparo un bel cappuccino al grog. Voi che prendete?» fece Largo, rimanendo ignorato da tutti. «No, capitano. Ti sto solo dicendo che uomini avveduti e visionari hanno capito l'importanza del luogo chiamato Dinky. Piri Reis era uno di questi visionari. Ma Piri
non sapeva esattamente cosa contenesse Dinky Island. Io lo so, contiene quello che cerchi tu, la cosa che stai cercando tu. Ma che vai blaterando? Ormai è assodato che la cosa che cerco io si trovi sull'isola con le scimmiette sopra. Ora vuoi smontarmi anche questa teoria? Dinky Island e l'isola di cui parli tu sono collegate. Arrivare sull'una o sull'altra non fa alcuna differenza. Solo che per arrivare su Dinky non serve nessuna ricetta magica. Collegate? Sì, da cunicoli segreti che sotto la superficie del mare corrono per... Basta! Metti... basta così, non dire altro. Non mi sento al sicuro a parlarne qua. Ma avanti, usciamo. Ci siamo esposti fin troppo. Largo venne trascinato fuori dal bar senza potersi prendere nemmeno il cappuccino su cui ormai aveva fatto la bocca. Non capiva le preoccupazioni di LeChuck. In fondo in quel bar c'erano solo un barista tonto e un giovanotto con aria gonza e distratta. Ma il giovane Lindy nel frattempo stava prendendo appunti su un tovagliolo con un piccolo lapis. Al governatore questo interesserà molto, pensò Lindy. Quello che cerca LeChuck, scrisse sul tovagliolo, si trova su Dinky Island. Il trio della Eve's Revenge riprese a parlare all'esterno, su una scogliera. Un vento alzatosi da poco aveva reso torbida l'acqua, che ora era colorata di un verde sporco e non trasparente. Nubi grigie fuori forma e poco scattanti stavano muovendosi a coprire il cielo. Solo un gabbiano dall'aria diabolica era in ascolto, fermo sulle rocce. Nessun essere umano in vista. Io posso preparare per te la ricetta magica, LeChuck. Anzi, la preparerò. La trasformerò in un brodo granulare, così che tu possa usare la ricetta quando vorrai. Te ne darò un sacchetto. Ma credimi, davvero, non è verso Monkey Island che devi puntare la prora, ma verso Dinky. Spiegami perché. Già, spiega anche a me, fece Largo. Fai finta che io sia tonto e non stia capendo nulla. Ma tu sei tonto. Ehi! Noi rinnegati sappiamo che per trovare Big Whop bisogna mettere piede su Monkey Island. Ma il tesoro non si trova sull'isola, ma nelle sue viscere. Viscere che Baron Samedi ha creato sostituendo i laboratori delle scimmie che lavoravano ai loro macchinari sottoterra. Baron Samedi ha creato uno scenario simile all'inferno. Sì, chi cerca Big Whop deve passare attraverso l'inferno. Ci sono già passato con la mia vita, stregone. Ok, ma dacci un taglio con le frasi motivanti da cartolina social. Ehi! Quando si segue correttamente il percorso infernale, si arriva all'antro di Samedi. Qui gli si consegna il biglietto e Samedi dà l'accesso ai cancelli di Big Whop. In effetti tutto torna! Non menti! Gli appunti di mio padre facevano molti riferimenti a cunicoli misteriosi. LeChuck guardò lo stregone come sempre con ammirazione, come un uomo ammaccato guarda il suo fisioterapista. Egli adorava quella sua esperienza e quella capacità di avere sempre la risposta pronta, la visione lucida e corretta. Ebbene, devi sapere, LeChuck, che l'antro di Samedi si trova sotto un'isola, l'isola di Dinky. Vuoi dire che, anziché andare su Monkey Island scervellandosi per trovare la ricetta e poi ficcarsi in un labirinto degno di Lucifero, basterebbe andare su Dinky per trovarsi esattamente sopra la tana di Samedi? Esatto. Ma è la beffa delle beffe! C'è gente che c'è morta per cercare Monkey Island e invece... Samedi è un dio che ama divertirsi con gli umani. Se tu andrai su Dinky Island e ti metterai a scavare nel punto esatto, arriverai proprio direttamente sopra l'antro di Samedi, senza essere passato né da Monkey Island né dall'inferno. Ma allora perché tutti osannano questa Monkey Island? Dinky è meno conosciuta perché non c'è la segreti. Non ha l'alone di mistero che Monkey Island ha. E poi Monkey Island è recensita con 5 stellette nei circuiti turistici dei nobili europei. Sai, acque color smeraldo, bellissimi tramonti per fare da sfondo a cene a base di pesce. Ma quali segreti ha Monkey Island? Il segreto di Monkey Island è Big Whop e poi capitano. Il punto è, intervenne Largo, che sia Dinky o Monkey,
Cosa farai quando incontrerai Sandy? Ci dirai tanto piacere. Non sai ancora come funzioni il biglietto e... Basta, Largo. E basta, Voodoo Master. Non posso più aspettare. Sento che se continuerò ad aspettare di avere tutti i pezzi del mosaico, non agirò mai e rimarrò in questa lagnosa attesa amletica. Voi aiutatemi ad arrivare da Sandy. Una volta lì, qualcosa mi inventerò. Quando lavoravo nel teatro dei miei nonni, c'erano alcune persone che riuscivano a sgusciare dentro senza biglietto per vedere gli spettacoli a gratis. Mi rivenderò qualche loro trucchetto e riuscirò a passare. Se lo dici tu, ti credo, capo. Come? Signore della magia oscura e selvaggia. Ah, ecco. C'è solo una cosa da discutere allora, LeChuck. Il modo in cui posso sdebitarmi con te, stregone? Esatto. Stavolta sei tu che mi hai letto nel pensiero. LeChuck paga sempre i propri debiti. E credo sia anche propiziatorio recarmi su Big Whop senza nessuna pendenza karmica. Quindi sì, dimmi in che modo posso ripagarti e solo allora ti chiederò di spiegarmi come raggiungere Dinky Island. E concordo con te. Prepareremo anche una ricetta da ridurre in brodo granulare, perché comunque non si sa mai. Penso che il favore di cui ho bisogno non potrei chiederlo a una persona migliore. Tu, LeChuck, sei un esperto di vendetta. Quando gli dei mi hanno detto che sarei finito a lavorare con te, io mi sono preparato per essere uno dei tuoi migliori dipendenti, uno dei tuoi soci più preziosi. Questo perché io ho bisogno di te tanto quanto tu hai bisogno di me. E io ho bisogno di te, della tua forza e del tuo talento per vendicarmi. Spar. Ormai lo sai, LeChuck, che la Unione Operatori Voodoo ha ucciso i miei genitori, che io sono cresciuto con mio zio, che lui mi ha addestrato prima di finire anch'egli ucciso dall'Unione. È allora che sono rimasto solo al mondo. Sai quanto l'Unione abbia fatto male alla mia gente, maledicendoci, rinnegando ognuno di noi, al punto tale che anche i nostri nomi sono maledetti e non possiamo comunicarli a nessuno. Siamo esseri soli, braccati e senza neanche un'identità. Ebbene, tutto questo deve finire. Tu sei un essere implacabile, violento e ora anche potente, LeChuck. Io ti darò le chiavi per Monkey Island e Dinky Island, ma tu devi darmi... Vuoi che io ti aiuti a sterminare l'intera Unione Operatori di Maghe e Maghi dell'area delle tre isole? Tu devi darmi una guerra voodoo. Thank you.